era quanto potesse pesare, ad esempio, il cosiddetto particolato, le polveri sottili, sul rischio di avere un infarto. Un grande studio italiano durato molti anni ci mette sotto al naso questi dati, dati niente affatto confortanti. Claudia Pregno. I veleni che appestano l'aria delle nostre città fanno aumentare del 12% il rischio di essere colpiti da infarto e angina. A dimostrarlo uno studio europeo che ha esaminato più di 100.000 residenti in 7 città di 5 paesi del vecchio continente. In Italia la ricerca effettuata dal Dipartimento di Epidemiologia del Lazio di Roma e coordinata dalla Città della Salute e della Scienza di Torino ha coinvolto 14.000 persone tenute sotto osservazione per oltre 12 anni. Gli studiosi hanno ricreato l'area in cui risiede ogni singolo partecipante allo studio e con algoritmi hanno valutato la qualità dell'aria che questi individui hanno respirato nel periodo in questione. Tra le variabili prese in considerazione, malattie predisponenti, fumo, caratteristiche socio-economiche dei soggetti arruolati nella ricerca. Nell'arco dei 12 anni, su 14.000 persone, più di 5.000, cioè più di un terzo, hanno avuto un primo infarto o sono stati ricoverati per angina. I risultati, pubblicati sulla rivista British Medical Journal, mostrano che a provocare i danni peggiori sia il particolato, le famigerate polveri sottili, e accade anche quando non vengono superati i limiti massimi consentiti dall'Unione Europea. I ricercatori hanno calcolato infatti che ad un aumento di esposizione alle polveri sottili medio annuo di 10 microgrammi per metro cubo cresce del 12% il pericolo di eventi cardiaci. Certo, l'Europa deve ripensare ai limiti delle polveri sottili per ridurre la mortalità e le malattie polmonari e cardiache dovute allo smog, di fatto anche per ridurre le spese sanitarie, ma intanto sul British Medical Journal, nell'editoriale di presentazione dello studio, si legge un dato, se possibile, ancora più allarmante. C'è scritto: nonostante il risultato dell'effetto sugli eventi cardiaci, anche a bassi livelli di inquinamento, quasi il 90% della popolazione mondiale vive in luoghi dove il limite dell'inquinamento atmosferico è di gran lunga superiore a quello previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.